Salve, ben trovati a Tuareg in Sud con Clio e con la piccola Lugo. Oggi, signori, voglio parlarvi delle sirene. La loro specialità era quella di ammaliare, sedurre tutti i naviganti. Le sirene naturalmente erano bellissime, affascinanti, alcune un po' più birichine delle altre. Erano rappresentate con la parte superiore del corpo come una donna e con la parte inferiore come degli uccelli. Addirittura al posto dei piedi avevano degli artigli che servivano per suonare strumenti come la lira. Pensate che quando Ulisse passò davanti alla loro isola, chiese ai suoi marinai di farsi legare all'albero della nave e ordinò di non farsi mai slegare qualsiasi cosa avesse detto. Impose a tutti i suoi marinai di mettersi dei tappi di cera nelle orecchie per non udire il loro canto stregare. Quando i marinai venivano sedotti, si avvicinavano con le loro barche all'isola, prendevano gli scogli senza rendersene conto e cadevano in mare. E loro allora tiravano fuori la loro vera identità e se li divoravano tutti. Secondo la tradizione, una di loro in particolare usava il canto, la sua voce bellissima. Stai sentendo qualcosa? Una melodia nell'aria. Dice che era qualcosa di ipnotico, questo canto di queste sirene. Certo che sarebbe bello averla qua, una sirena. Ti immagini una sirena qua? Materializzati, ti prego, materializzati. Svegliati! Clio, sono Adele!